Salve a tutti cristalline e cristalline, il video di oggi, come leggete da titolo, è un video in collaborazione con Veronica, in arte la bambina mai cresciuta, è una persona dolcissima e fantastica, quindi vi lascio i link nell'info box per andarla a seguire, io l'adoro. Come vedete, io già sto iniziando a realizzare una nail art perché in questo video realizzeremo una nail art l'una per l'altra e ovviamente dovremmo ispirarci alle cose preferite l'una dell'altra. Io in questo caso non potevo che non utilizzare il rosa, infatti sto passando un gel rosa su anulare e medio. Faccio anche una seconda passata perché in questo caso il colore non era molto molto coprente, mentre sul resto delle unghie vado ad applicare un gel argentato. Il primo gel che applico è un gel con dei glitter molto fini, un po' olografico, però poi mi sono resa conto che brillava troppo poco e per Veronica volevo qualcosa che brillasse di più perché anche a lei piacciono tantissimo i glitter e quindi non lo so, poi lei è una persona che brilla di luce propria, quindi volevo qualcosa che brillasse tantissimo e sono andata ad applicare quest'altro gel con, diciamo, dei glitter più grossi e ancora più luminosi. Una volta finito di catalizzare tutte le varie passate, vado a sgrassare le mie unghiette perché ora inizierò la vera e propria nail art. E per realizzarla mi sono ispirata a una delle cose che credo Veronica ami di più, cioè i suoi gatti. E ho preso praticamente il pezzettino dello stamping, quello in silicone che serve proprio per stampare sulle unghiette, e su di questo sono andata a disegnare un gatto un po' stilizzato perché, come vedrete, ha questa forma a cuore che in realtà è il corpo del gattino sulla quale lui si poggia il musino, che trovavo veramente adorabile perché penso che esprima abbastanza l'amore che Veronica ha verso gli animali e soprattutto verso i suoi gatti. Per realizzarlo ho usato un gel per stamping della Borpretti, era fatto proprio apposta per lo stamping e dopo che sono soddisfatta del risultato vado ad applicarlo sulla mia unghietta, semplicemente premendolo nella posizione in cui più mi piace. Poi non ho ripreso, ma ho riempito anche la parte del cuoricino con l'argento per riprendere le altre unghiette. Invece sull'altra unghietta rosa vado ad applicare il gel per il foil e vado a applicare una farfallina perché a Veronica piacciono tantissimo e mi ha contagiata con la sua passione per le farfalle. Infatti io prima ne avevo paura, ma grazie a lei mi è passata e ho deciso di applicare questa farfalla super colorata perché a lei piacciono tantissimi i colori, quindi la trovavo proprio adatta a questa nail art. Vado a impreziosire la farfalla mettendo uno strass al centro della farfalla, visto che a Veronica piace molto realizzare dei trucchi che hanno tutti questi strass, quindi ho voluto riprendere in questo modo un'altra delle cose che lei utilizza tanto e poi ho aggiunto un po' di argento anche sulle ali della farfalla, sempre per riprendere un po' il resto delle unghiette. Ed ecco il risultato della nail art terminata. Io spero che piaccia tantissimo a Veronica, a cui mando un grosso bacione. E spero che piaccia anche a voi. Sono super curiosa di andare a vedere il suo video, quindi finito questo video andate a vedere il suo. Penso che mi abbia dedicato qualcosa, così se ipotizzo a te monicorno, perché sa che mi piacciono tantissimo. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!